Il modo di vivere che risale ad un tempo non troppo lontano, poche decine di anni, eppure sembrano trascorsi secoli. Tutto è diverso, modi di vestire, di mangiare, di trascorrere il tempo libero. Valle Rotonda riscopre quel modo e lo fa attraverso lo strumento musicale caratteristico della zona, ovvero la zampogna. Nelle prossime ore prende il via la quarta edizione della rassegna di musica popolare La Valle dei Suoni, Zampogna Folk Fest. È una rassegna di musica popolare e della zampogna, ma non è solo musica, sono anche piatti tipici e mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato locale. La particolarità di questa rassegna musicale è che vede proprio la partecipazione di oltre 50 zampognari e una sfilata per le vie del paese con i costumi tipici locali di una volta. Folklore, tradizioni, costumi tipici e gastronomia. La rassegna si pone come obiettivo quello di far riscoprire le antiche tradizioni e le musiche popolari del territorio, riproponendo strumenti come zampogne, ciaramelle, tamburelli, fisarmoniche. Perché molti nostri concittadini nel passato, fin già dopo la guerra, si sono deliziati con questo strumento, con la zampogna e con la ciaramella. Quindi abbiamo pensato di legare questa rassegna di musica popolare proprio a questi strumenti musicali. In questa quarta edizione ci saranno artisti di strada che si esibiranno tra i borghi del paese e come di solito non mancherà una ricca degustazione di piatti tipici con le pietanze d'un tempo, gnocchetti e fagiure, pecora al sugo, cotiche e fagiure, salsiccia, pizza fritta e tanto vino. Durante la manifestazione si terrà una sfilata in costume tipico ed uno stage sulle danze popolari. Poi i padroni assoluti ed indiscussi dell'evento durante tutta la serata e fino alle prime luci dell'alba. Momenti indimenticabili con canti, balli popolari e suoni d'un tempo per le viuzze e i borghi del paese. Dalle 15:30 fino poi ad arrivare a notte inoltrata. Intorno alle ore 20 si aprono gli stand di prodotti tipici locali, preparati a mano sapientemente dalle massaie, quindi dagli anziani del posto che tramandano questa tradizione da madre in figlio.